dell'ottimo Martini Pleasure con infuso di verbena. Di solito il Martini Pleasure è fatto col tè verde e Martini Bianco, ma io, siccome a me piace sperimentare, ma soprattutto mi fido del mio naso, che finora vedo che non mi ha tradito, non ha tradito le mie aspettative, andiamo avanti con il nostro terzo cocktail. Questa sera, in questo momento non è un building glass, cioè non è fatto direttamente nel bicchiere, ma è uno stile strain, cioè girato e raffreddato e filtrato nel bicchiere dal long drink, che è veramente un old style, perché questo bicchiere che ho in mano in questo momento c'è scritto Martini Bianco, è degli anni 70, questi li regalava la Martini in tempo. E non si trovano più, sono da Cineteca. Ora scusami, da un cimice di 20 nell'antiquariato, questi qualche soldo, forse 5 euro a bicchiere per il momento. È fantastico, lo voglio. L'ho regalato a Benzetta da 6 bicchieri, mia carissima. Comunque, signori, prima operazione, raffreddiamo il nostro tin glass. Andiamo anche a mettere del ghiaccio nel nostro bicchiere, che è un bicchiere da un juice, un Tumblr, tanti modi lo chiamare, lo chiamo juice perché mi ricorda tanto il bicchiere che si usa per i succhi di frutta, anche se questo poi è un tumbler alto, secondo me, ecco, questa è la definizione più corretta. Comunque, signori, molto facile, anche questo ho fatto un infuso di verbena per 15 minuti, come mi ha consigliato la mia erbolisteria di fiducia a tasso barbasso, 15 minuti, un cucchiaio, perché ho visto 250 ml d'acqua, quindi qui ho fatto proprio un cucchiaio, non andare oltre, perché come sempre mi ha detto Luciano, non ci vado oltre, l'ho fatto raffreddare e poi l'ho imbottigliato qui dentro la nostra bottiglietta in vetro, che andiamo a sentire, bottiglietta in vetro, ecco qua. Allora, cosa molto semplice, dentro ci mettiamo al nostro tin glass del cetriolo e poi andiamo a mettere a versare del Martini Bianco, un'oncia e mezza va bene anche. E olè, ci sta che ci ho messo anche di più, purtroppo il filo delle cuffie mi rompe un po' le scatole. Versiamo della verbena, diamo il tappo per bene. E voilà, e velocissimissimamente dal basso verso l'alto andiamo a raffreddare, a mescolare il nostro cocktail, il nostro long drink. Questo è un anytime, signore, anche questo è un drink senza ore e senza tempo, senza età, perché puoi berlo l'estate, a primavera, d'inverno, mentre i precedenti potevano essere più indirizzati verso la stagione primaverile, questo quando ti va, quando ti fa voglia. Ovviamente alla portata di tutti, gradazione alcolica veramente una sciocchezza. E quella, non avevo dubbi, anche questo è molto buono. Come decorazione andiamo a mettere una spirale di cetriolo, sperando che mi riesca. E dai, questi giochi, no, mi devo aiutare con le mani. Questi giochi da, come si chiamano? Origami, no? Quasi. Una cosa che mi hanno insegnato il caro amico YouTube, no? Quando vedi queste cosine carine su YouTube della cucina, no? Le decorazioni in cucina, mi sono innamorato dell'attrezzo per affettare il cetriolo a spirale. Ecco qua il nostro lavoro. Vi invito a vedere i video, signori. Vi ricordo i video, come fate a vederli, sulla pagina di Drink On Air. Il suono del cocktail scritto tra virgolette, oppure su YouTube Drink On Air staccato video. Dopodiché, dopo il cetriolo immerso, più che altro messo all'esterno del bicchiere con l'oliva verde, ci mettiamo una menta, delle foglie di menta sempre di casa Guanella, un enorme pezzo di limone che io non vado a come si dice, a vedere la grandezza in questo momento. E poi un bellissimo fettore, spicchio, mi sembra riduttivo, di arancia, che lo mettiamo di qua. Voilà, ora dite, e ora come fai a mettere cannucce? Bel problema, io ce ne metto una e vi ho fregato a tutti. Olè, fatto! E anche questo giro abbiamo fatto il terzo cocktail di questa sera. Quella... Sì, è comodo da portare a spasso. Sì, comodo da portare a spasso. Sembra di avere un chihuahua invece di un drink in mano. A tra poco, signori, Drink On Air, il suono del cocktail.